Certo che con questi aumenti dell'elettricità, per colpa della guerra e della situazione attuale, dobbiamo mandare in pensione queste macchine a cialde e tornare alla moka. Parliamone dopo la sigla. Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè della mia passione, bentornati sul mio canale. Oggi affrontiamo due aspetti, tra cui il consumo di energia di queste macchinette a cialde e una delle critiche che viene sempre fatta a queste macchinette, che avendo una resistenza molto poco energivora, che si attesta di solito su intorno ai 400-450-500 watt, fa sì che queste macchinette, per essere pronte, impieghino magari 1-2 minuti rispetto a magari altre macchine come la Pazza Nespresso, in 30 secondi sono già pronte. E quindi spesso leggo nelle recensioni: io la mattina quando mi sveglio voglio trovare il caffè che si fa in 30 secondi, in 20 secondi, non ho tempo da perdere. E quindi facciamo due riflessioni: uno sui consumi di queste macchinette per vedere se conviene tornare alla moka, e due riflettiamo su questo discorso di far trovare la macchinetta pronta che si scalda in un attimo, come appunto avviene nell'espresso. Come sapete, sono un sostenitore delle macchine a cialde, perché innanzitutto la cialda è sicuramente più sostenibile di una capsula, perché se ben riciclato l'involucro, la cialda è un qualcosa di compostabile, invece la capsula è l'unione tra una componente in plastica e una componente caffè, che quindi non può essere riciclata se non togliendo il caffè dalla plastica e lavando la plastica, quindi sicuramente è più complesso. E inoltre le macchine a cialde sono veramente poco energivore, di solito hanno una resistenza intorno ai 400-500 watt, contro il Nespresso e la Modomio, che invece hanno una resistenza che assorbe oltre 1000 watt. Ovviamente il vantaggio di avere una resistenza così energivora è che di solito il Nespresso e la Modomio in 30-40 secondi dalla prima accensione sono già pronte, invece le macchine a cialde sono più lente, che è una delle critiche che appunto oggi andremo a cercare di capire come risolvere. Sono anche promotore delle cialde rispetto alle capsule per un motivo economico: le cialde costano sempre meno delle capsule, perché è una tecnologia più semplice per farle, ma soprattutto quando si discute su perché le cialde siano migliori delle capsule, è anche una questione di grammatura. Le cialde sono sicuramente più piene di caffè, lo dimostrano i grammi indicati poi nella confezione, rispetto a qualsiasi altra capsula, perché le cialde superano sempre 7 grammi, nel mio caso almeno 7,4 grammi in una cialda. Se prendiamo una capsula Nespresso a modo mio, la grammatura è inferiore, quindi ovviamente più caffè c'è, più il caffè si sente in tazza, e per questo io vado sempre a consigliare le cialde, oltre al fatto che l'erogazione è quella più simile a un'estrazione bar. Aggiungerei che alcune volte mi viene chiesto se vale la pena scegliere la versione smart, tra virgolette, con lo standby automatico di queste macchine a cialde. Io la sconsiglio sempre, perché è vero che c'è lo standby che si attiva, ma vedremo poi quanto questo sia inutile. Ma soprattutto aggiungere componenti elettroniche a macchine manuali fa sì che si aggiunga una complessità che in caso di rottura è molto più difficile reperire pezzi di cambio e molto più difficile riparare. Inoltre, le lunghezze preimpostate stile Nespresso che avrebbero queste macchine, io le trovo poco utili, perché sappiamo che al variare la cialda la lunghezza del caffè va ritirata ogni volta. Quindi consiglio sempre macchine manuali senza questo dispositivo. Inoltre, un aspetto fondamentale nella riuscita del caffè è la temperatura. Come sapete, sulle macchine trovate sul mio sito nella versione 99 caffè c'è sempre un termostato che io ho fatto modificare direttamente alla casa Marre per avere una temperatura di estrazione più calda. Lo trovate sia sulla Roma Plus, sia sulla Frog, sia sulla Baby Frog, sia sulla Faber. Quindi sono le versioni 99 caffè che erogano una temperatura più alta, perché la temperatura è fondamentale per riuscire con un caffè. Vi faccio un esempio molto importante: accendiamo la macchina al mattino, in 2 minuti neanche la macchina è pronta, facciamo il primo caffè. Quel primo caffè sarà abbastanza freddo, perché è vero che la resistenza ha scaldato l'acqua e quindi è arrivata a temperatura e si è spenta la luce, ma quando andiamo a erogare tutte le parti interne, non avendo appunto ricevuto caffè o acqua bollente al suo interno, saranno fredde e si scalderanno con il passaggio del primo caffè. Quindi il primo caffè è sempre, tra virgolette, il più freddo. Come dicevo, nella versione 99 caffè questo si risolve perché la temperatura di estrazione è già più alta, ma in generale la cosa migliore sarebbe fare appunto come le macchine bar, che sono sempre accese. Perché? Perché se una macchina appunto rimane sempre accesa, tutte le componenti interne, i vari tubi, le elettrovalvole, i beccucci sono già leggermente caldi, e questo ovviamente aiuta nella riuscita della giusta temperatura di estrazione del primo caffè. Quindi la temperatura perfetta è sicuramente quella di una macchina non accesa da 1 minuto, ma quella accesa da più di 20-30 minuti, o possibilmente sempre accesa. E vabbè, Claudio, ma questo quanto ci costa? Adesso lo andiamo a vedere.
Di certo ho fatto già un video per risolvere appunto questo problema di trovare la macchina accesa al mattino quando non abbiamo voglia di aspettare, che può essere la presa smart, ovvia sia a questo problema sia a quello di trovare la macchina alla giusta temperatura, perché vi rimando al video della presa smart in cui l'ho testata. Voi potete fare configurare degli orari: se voi vi alzate alle 7 e volete trovare la macchina alle 7, un minuto già pronta per fare il caffè, potrete impostare alla presa smart di accendere la macchina alle 6:30, in maniera tale che la macchina in quei 30 minuti sarà già tutta calda, sarà pronta, voi arrivate, mettete la cialda, premete start e vi erogate il vostro caffè. Quindi questa può essere una soluzione molto comoda. La seconda soluzione è quella di fare una prima erogazione a vuoto, in maniera tale l'acqua bollente scalda il beccuccio, scalda il portacialde, scalda tutto quanto, e la vostra seconda erogazione sarà quella in cui andrete a fare il caffè, che quindi sarà ad una temperatura sicuramente più calda. La terza opzione è quella di lasciare la macchina accesa H24, oppure se vi svegliate alle 7 di mattina, accenderla prima che vi svegliate e spegnerla dopo il vostro ultimo caffè. Magari il vostro ultimo caffè vi fate è quello di merenda o di cena, e quindi lasciar riposare la macchina, lasciarla spenta solo la notte, e in quel caso magari sarà accesa 12 ore. E qui però dobbiamo analizzare l'aspetto dei consumi, perché le problematiche che abbiamo detto all'inizio possono essere i consumi e quello di trovare la macchina già a temperatura. Lasciandola sempre accesa la si trova già a temperatura, ma quanto ci costa? Ho fatto un test con una presa smart dotata anche di contatore appunto di consumo, e l'ho fatto su queste tre macchine. Sulla Roma Plus il picco massimo quando la macchina si sta scaldando è 375 watt, ovvero la resistenza più il LED più tutto il resto assorbe al massimo 375 watt. Quando la macchina arriva a temperatura, la macchina va in uno stato tra virgolette di stand by, in cui rimane tranquilla, si riaccende ogni tanto solo la resistenza per riscaldarla nuovamente, in quel caso assorbe 0,6 watt, quindi assolutamente rilevante solo il consumo del LED. Ma quindi in un'ora accesa questa macchina quanto consuma? Questa macchina consuma 18 watt ora. Questa macchina abbiamo testato, ne consuma 24, quest'altra ne consuma 26. La differenza sembra tanto, sicuramente questa è meno energivora di quella, però nel consumo complessivo di una giornata, se noi andiamo a moltiplicare 18 watt ora per 24 ore, parliamo di 0,4 kW. Questa unità di misura moltiplicata per il nostro costo al kilowatt, e può variare dai 10 centesimi ai 40 centesimi, fa sì che voi capite bene che 0,4 per 10 centesimi, tenere accesa tutto il giorno questa macchina vi è costata 5 centesimi. Se pagate il kilowatt 40 centesimi, tenere accesa questa macchina vi sarà costato 15-18 centesimi. Quindi lasciare 24 ore accesa una macchina del genere è un costo assolutamente irrisorio, e vi risolve i due problemi che ci dicevamo all'inizio: quello di trovare la macchina sempre pronta per fare il caffè perché non vi piace aspettare, e il discorso di quanto consuma da non poterselo permettere a causa dell'aumento della corrente, ma in realtà, come abbiamo visto, è assolutamente gestibile. Ma ora ragioniamo nell'utilizzare la macchina, perché vi ho parlato solo del consumo stand by, che è 18 watt ora per la Roma Plus. Se io faccio due caffè di seguito per fare un test, il consumo in questo caso non è 18 watt ora ma 28, quindi ogni caffè ci è costato 5 watt ora. 5 watt ora moltiplicato per il costo al kilowatt è una frazione di un centesimo, quindi per semplificare diciamo che un caffè di energia vi costa un centesimo. Ora, io non dico lasciarla accesa anche la notte, se volete spegnetela, e ovviamente questi consumi si dimezzeranno, quindi 18 per 24 faceva 0,4 kilowatt. Se lasciate spenta 8-10 ore la notte non consumerete neanche 0,40, ma magari consumerete 0,30 o 0,25, quindi veramente il costo sarà irrisorio lasciarla sempre accesa. Questa è una scelta ovviamente vostra. Io però con questo video volevo dimostrarvi che i problemi di non trovare la macchinetta pronta, risolvibile. Il problema del consumo, non dobbiamo tornare alla moca perché consuma veramente poco, ma io direi che il terzo problema più importante è come viene il caffè. Ovviamente una macchina lasciata sempre accesa, la temperatura è sempre ottimale e il caffè verrà sicuramente più buono, che poi è l'obiettivo di tutti noi, di voi che mi seguite, anche mio, è quello di fare un caffè eccellente. Io da torrefattore ho piacere che la mia miscela venga valorizzata in una macchina alla giusta temperatura, perché il caffè sarà più buono, voi sarete più contenti e lo ricomprerete. Bene, spero di avervi dato una bella panoramica su questo discorso. Ora premio qualcuno di voi che ha commentato il video settimana scorsa. Se volete essere voi a essere premiati, commentate il video qua sotto, fatemi sapere cosa pensate di questa analisi, e se avete altre curiosità del caffè scrivetemele nei commenti. Perfetto, vediamo chi ha commentato il video settimana scorsa dove parlavo del Kopi Luwak, il caffè
defecato dall'ermellino, una storia molto particolare. Vince Maglio Gebbia. Maglio, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione e dimmi che macchinetta hai, sarà per me un piacere regalarti un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri, ci vediamo sabato prossimo alle 2, se volete vincere commentate questo video e mi raccomando, per tutti quelli che hanno comprato una macchinetta sul mio sito del mio caffè, iscrivetevi al gruppo Facebook privato Amici 99 Caffè, dove ci sono io a darvi il supporto per farvi uscire gli ottimi caffè e per togliervi qualsiasi curiosità e per parlare appunto con me in maniera diretta. Un saluto e ci vediamo sabato prossimo alle 2. Ciao!